Buone notizie per chi soffre di emicrania. Alla vigilia della 11ª giornata nazionale del mal di testa, in programma il prossimo 11 maggio, le principali società scientifiche italiane di riferimento, ANIRCEF, Associazione Neurologica Italiana per la Ricerca delle Cefalee, SIN, Società Italiana di Neurologia, e SISC, Società Italiana per lo Studio delle Cefalee, hanno annunciato questa mattina a Milano un'importante novità in tema di cura. È stato infatti scoperto il meccanismo che genera il dolore emicranico e messo a punto un farmaco a base di anticorpi monoclonari per fronteggiare quella che è considerata tra le 10 patologie più disabilitanti a livello mondiale, che colpisce il 75% della popolazione tra i 18 e i 65 anni, in prevalenza donne. La più importante novità è rappresentata dall'arrivo di questi nuovi farmaci definiti anticorpi monoclonali, che sono capaci di interferire con il meccanismo che genera la malattia e quindi sono capaci di prevenire l'emicrania, che noi oggi dobbiamo considerare una vera malattia neurologica cronica. Questi farmaci hanno dimostrato in tutti gli studi clinici una grande efficacia, studi clinici condotti ad un anno, quindi pazienti trattati per un anno, hanno avuto nel 25% dei casi la remissione completa delle crisi. Inoltre il 50% hanno avuto invece una riduzione sensibile, più del 50% delle crisi. Quindi direi che da un punto di vista dell'efficacia non vi è alcun dubbio, e sicuramente quindi la speranza è che questi farmaci siano capaci di modificare questa grande disabilità che i pazienti emicranici hanno, sia diretta, vale a dire sia durante la crisi per i sintomi che hanno, sia indiretta, perché è una disabilità che comporta anche dei problemi di adattamento, dei problemi psicologici, dei problemi che sono legati alla vita di relazione, che viene sicuramente in cui c'è un'interferenza importante dell'emicrania. Ecco, questo tipo di terapia sarà diciamo applicabile a tutti i tipi di emicrania e cefalee o solo ad alcuni? Solo all'emicrania senza aura, probabilmente una parte anche alla cefalea a grappolo, però per il momento quello che c'è è uno solo in questo momento in cui noi parliamo, ed è per la profilassi, per la prevenzione dell'emicrania. Ecco, è già in commercio ad oggi? Questo farmaco è già in commercio, non ha la rimborsabilità, questo vuole dire quindi che i pazienti lo devono acquistare. I costi al momento sono abbastanza rilevanti. Vi è da dire una cosa, che le regioni hanno atteggiamenti diversi nell'accettare questa fase sperimentale pre-rimborsabilità. Per esempio in Regione Lombardia vi è stata la concessione di acquisire negli ospedali, naturalmente, ad un euro simbolica spesa nelle farmacie degli ospedali questo farmaco. Questo ci sta permettendo di non sperimentare, ma di applicare sul campo quello che gli studi clinici ci hanno consegnato, e devo dire che i primi risultati nel mondo reale danno la conferma di questa efficacia di questi farmaci. Certo, questo è anche un impegno per il futuro, perché questi pazienti non potranno poi essere abbandonati nel momento in cui vi sarà la rimborsabilità. Con questa terapia quanto tempo dura? Questa è una domanda eccezionalmente interessante. Perché? Perché noi sappiamo quello che i trial clinici, che gli studi clinici ci hanno consegnato, quindi trattamenti ad un anno. Dopo, adesso cominciano a esservi degli studi che ci fanno vedere che la durata dell'efficacia permane anche se non nello stesso modo. Quindi non sappiamo, perché la risposta è: noi non sappiamo per quanto tempo dobbiamo trattare i pazienti, certamente un anno come minimo, dopodiché potremmo interrompere e verificare sul campo, come abbiamo fatto per altre patologie, e capire poi nel mondo reale, quindi altri studi saranno necessari, quanto sarà necessario curare davvero le persone.